Secondo lei il problema dell'omosessualità nella Chiesa è un problema reale, cioè? Non lo so. Io della pedofilia posso capirlo, l'omosessualità non lo so. In che senso posso capirlo? Che esiste? Perché io ho sapato tanto a scuola, no? I bambini li conosco e purtroppo ci sono bambini che cercano affetto perché non ce l'hanno in casa e magari si trovano qualche prete, può anche cedere, insomma. Lo capisco questo. Cioè, che quindi praticamente sono un po' i bambini che. Buona parte sì. Quindi le accuse sono ingiustificate verso la pedofilia? Scusa, un peccato, è come tutti i peccati, vanno accettati anche. E per quanto riguarda l'omosessualità, invece mi diceva? Non ho conoscenze dirette, non saprei dire, no. Che ci siano, non mi faccio meraviglia, no? Perché la Chiesa è una comunità di peccatori. Per niente Gesù Cristo è morto per i peccati. Anche qui non so perché le malattie sono, vengono le malattie. Cioè, non è una solitaria malattia? Ah, credo proprio di. Penso di sì. No, chi vive in questa situazione, pedofilia o omosessualità, o che penso che dentro provi una certa sofferenza, perché si vede un po' diverso, no? Dagli altri, cercano tutti i modi di venirne fuori, perché è umano questo.